Allora, ho 50 anni, sono stata sposata per 25, ho una famiglia numerosa. Ho cercato di fare in modo che questo matrimonio funzionasse, che i figli crescessero in maniera sana e che comunque avessero un'immagine del padre che fosse positiva. Purtroppo ci sono stati tanti momenti in cui tutto questo non si è realizzato. Ti posso chiedere che tipo di abusi, se ti va di dirmelo, hai subito? Percosse, cose di questo genere e soprattutto abusi legati alla denigrazione personale. Ha minacciato con un'arma da fuoco di uccidermi. A quel punto ho contattato i carabinieri che sono intervenuti e lo hanno tratto in arresto. Io sono una persona religiosa, io ho creduto fino in fondo nel mio matrimonio, ho lottato per questo matrimonio, non era più possibile continuare così, era veramente uno stato di pericolo. C'è stato un momento nella mia vita in cui vedevo la morte come una liberazione da quella sofferenza. La mia figlia più grande femmina che si è sposata molto giovane, ha sposato un ragazzo di un'altra religione, ha visto probabilmente mia figlia una ragazza molto accondiscendente e remissiva. Io in questo senso mi sento quasi in colpa perché sento di aver dato un'immagine della donna che non è quella che sicuramente gli avrei dato adesso. Quanto ti è servito l'aiuto di doppia difesa? Insomma, per quanto riguarda la parte, diciamo, giudiziaria, è servita tantissimo. Io non avevo nessuna possibilità economica, mentre attraverso l'associazione sono stata aiutata immediatamente in modo gratuito. Ancora adesso mi aiutano attraverso, una terapia psicologica. Come lo vedi il tuo futuro? Vivo giorno per giorno, questa è una cosa che mi aiuta da una parte a non pensare troppo. Però sicuramente è un futuro migliore, sia per me che per i miei figli.